uova, 175 g di farina 00, 8 g di lievito per dolci, 130 g di burro ammorbidito, 150 g di zucchero semolato, 200 g di farina di cocco, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 200 g di lamponi. All'interno di una bowl inseriamo il burro ammorbidito e la vaniglia. Aggiungiamo anche lo zucchero semolato. E adesso inseriamo le uova una alla volta. Setacciamo il lievito per dolci, successivamente setacciamo anche la farina in due volte. Infine aggiungiamo anche la polvere di cocco e mescoliamo bene per amalgamarlo al nostro composto. Spezzettiamo i lamponi e aggiungiamoli alla nostra montata di burro e uova. Mescoliamo quindi con cura e con delicatezza. Thank you.
Foderiamo una teglia per plum cake con della carta da forno. Come vedete, ho sovrapposto due strisce. In questo modo sarà molto più semplice estrarre il plum cake una volta raffreddato. Riempiamo quindi i tre quarti del nostro stampo. Mi raccomando, non riempitelo tutto perché dovrà lievitare durante la cottura. Lo lasciamo a 180 gradi per 45-50 minuti, facendo la prova a stecchino. E voilà, il nostro plum cake è pronto. Possiamo decorarlo semplicemente con dello zucchero a velo e qualche lampone in superficie. Oppure possiamo cospargerlo con della crema chantilly, con della semplice panna montata, crema pasticcera, crema inglese, salsa allo yogurt, insomma, quello che più ci piace. Io suggerisco semplice zucchero a velo per gustare la semplicità e la bontà di questo dolce veramente buonissimo. Si presta bene per essere consumato durante la prima colazione, durante la merenda, magari servito con un bel tè, ai frutti rossi o alla vaniglia. Bene, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così, vi raccomando, ricordate di lasciare un bel like a questo video, di scrivermi un commento per farmi sapere se la ricetta vi è piaciuta, di mandarmi le foto delle vostre realizzazioni sulla mia email oppure su Instagram. Se ancora non mi seguite su Instagram, vi lascio nel box informazioni il link per seguirmi anche lì. Mi chiamo semplicemente Francesca Chef, esattamente come qui. Bene, grazie mille per aver guardato questo video, vi mando un bacione, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Alla fine di questo video vi scrivo anche la ricetta, così se volete fare uno screenshot potete farlo. Ciao a tutti e grazie!